Ciao ragazzi, allora aspetta, che giro un attimo la situazione. Boh, non lo so, ok, forse ci siamo. Questo sta... Allora, punto uno, mi sono appena svegliata, quindi sono ancora un po' fortemente rincoglionita e dalla mia faccia si può anche notare. Ma dato che vanno così di moda tutti questi vlog, niente. La decisione è stata quella di provare. Non è che debba fare tanto. Sostanzialmente, porti in giro la tua vita raggruppata in un unico video, anzi, spezzoni della tua vita, della giornata che uno vive, e insomma, fai vedere un po' alle persone che ti seguono o quelle che ti seguiranno. Quindi, se anche tu non mi segui, inizia a farlo, iscrivendoti appunto sul canale. A lasciarmi un mi piace se ti va, e visto che tanto c'è solo da fare click e attivare le notifiche, e poi per restare più in contatto seguitemi anche su Instagram e su Facebook, e in particolare su Instagram, perché appunto partono a volte dei sondaggi che chiedono appunto anche la vostra opinione, come la chiedo esattamente sotto i commenti dei video. Dove peccate sempre perché lì non commentate e poi mi commentate in privato, così che dopo io riporti le vostre risposte, ovviamente. Però sarebbe carino se lo fate anche sotto i video, per il semplice fatto che a volte non è che riposto tutte le risposte che ho. Quindi magari a volte quella che posso mettere io così, tralasciandone magari un'altra, e magari l'altra che non metto sarebbe stata interessante per chi guarda il video e legge i commenti, appunto, leggere quello invece di quello che magari ho messo io. Cosa molto contorta, ma sono sicura che mi avete capito. E quindi niente, in sostanza, praticamente il vlog sarebbe questo: filmare i propri momenti della propria giornata e poi a spezzoni raggrupparli in un unico video e far vedere appunto al mondo cosa ti succede durante la giornata? Che magari tu che stai ascoltando dirai a me che me frega, come lo dico io a volte, però a volte invece trovo comunque delle cose interessanti, divertenti, cose che mi fanno pensare, cose. Quindi vale la pena ogni tanto guardarli. 16:30, mi sono appunto appena svegliata dal riposino dopo aver mangiato l'impossibile a pranzo, e questa è la situazione. Questo a te e plum cake. Questa è la situazione. Non sto facendo i compiti, mi sto scrivendo gli appunti dei vari video che poi si andranno a registrare, o comunque le varie idee, o comunque anche quello che mi scrivete voi, che mi date spunto per le idee. Ecco cosa sto facendo in questa domenica. Ah, e comunque in sostanza, secondo me, il vlog potrebbe essere riassunto come un bordello di storie di Instagram che ti puoi fare giornalmente e poi le racchiudi. Questa è la mia definizione di vlog. Adesso dovrei dire: la mia merenda è finita. Qua c'è la carta del plum cake che ho mangiato ovviamente tipo in due morsiconi. Buonissimo, però cioè, ce ne vorrebbe tipo formato torta. E il tè lo sto sorseggiando con questa sauce ingarbugliata di lingua. E quindi ci siamo. Comunque, no, vabbè, adesso, a parte gli scherzi, cioè, in teoria sarebbe da far così. Stavo meditando una cosa, che il 90% del mio voler fare questi video è stata per registrare tutti i vari pensieri che mi vengono durante il giorno, nel senso che io guardo spesso i vestiti di Shein, non so come si dica in realtà, comunque questa applicazione, questo sito. Io vorrei chiedere a queste persone che inventano questi siti, perché mettete sempre delle persone sostanzialmente fighe,
È vero che la legge di mercato, bla bla bla, e questo lo sappiamo tutti, ma io dico, se tu mi metti su un sito, un'applicazione che poi è diventata l'applicazione, comunque su una vendita di vestiti, mi vai a piazzare una che ha il corpo che parla da solo. Insomma, cioè io acquirente dico, ah sì, grazie al cazzo, che comunque è bello il vestito, lo vedi indossato su una che non ha nulla per cui essere criticata, mettiamolo così. E quindi uno dice, sì, vabbè, ma se poi lo prendo, su di me farà cagare, perché è il 90% di quello che pensiamo tutte. Quindi vabbè, magari dici sì, dai, magari non costa tantissimo, vediamo di provare, vediamo insomma come va, giusto per capire poi anche le taglie. Ah, che tra l'altro comunque è un sito bellissimo perché non so se vi è capitato di andarci, ci sono miliardi e miliardi veramente di vestiti, di cose per la casa, anche comunque prodotti, e quindi è veramente bello come sito. Io lo guardo un sacco perché veramente tre quarti di quello che c'è sul sito lo comprerei, cioè veramente lo comprerei perché comunque tu apri poi un vestito e te ne escono altri 100.000 correlati a quello che hai guardato e già di loro ce ne sono un'infinità, in più figuratevi quando aprite e ne trovate altri. Quindi veramente vi viene voglia di prendere. Però mi sta sul culo il fatto che ci siano sempre tipe con delle tette fotoniche e quindi sapete la mia ossessione per questa cosa. Ovviamente ossessione perché, ecco, il fatto che ci siano tutte queste cose devono essere anche indossate da persone un po' normali, perché per assurdo io in questi giorni stavo puntando dei costumi o comunque cose. Principalmente sui costumi. Io vi faccio vedere la situazione e capite perché una che non ha tette e quindi ha problemi con la parte superiore, dici sì, come posso io competere e pensare di poter mettere un costume così? È vero che ci sono anche le taglie piccole, però siamo sempre lì, se non sai come veste perché non sei in un negozio, la cosa è un po' più complicata. Quindi io capisco la legge di mercato di mettere tutte le persone fighe, capisco che poi loro sono bravissimi anche, c'è da dire, su questo sito perché mettono anche foto del tipo che se io dovessi prendere comunque qualcosa, da quello che ho capito, comunque mandi la foto o comunque puoi pubblicare la foto, quindi vedi anche la vestibilità, diciamo, di persone normali. Però il grado di autostima di una persona un po' cade. Ecco, questo è quello che vi dicevo sul grado di autostima. Ora, se devo comprare un costume così e lo vedo indossato da una così, cioè, parliamone, che poi, adesso sono curiosa di vedere se c'è. No, ah, ecco, questo è quello che vi dicevo, voi aprite quello e andate su altri 100.000 costumi, ma come vedete, sempre tutte persone. Tra virgolette, diciamo molto che madre natura è stata molto grata a loro. Però, obiettivamente, no, non si fanno queste cose. Parliamone. È ovvio che se uno compra un costume del genere, per quanto gli possa piacere, obiettivamente si sentirà sempre un po' sminuito. Questa invece è la faccia senza filtri. Guardiamo se c'è una luce che non si vede tanto in faccia. Di una che ha finito da poco di lavorare e che ha appena finito di allenarsi. Adesso quando. Mamma mia, ma che cacchio di faccia! Adesso quando avrò spezzato per bene il fiato, vi farò vedere i miei allenamenti. Cioè, che poi i miei allenamenti in realtà li prendo da una tipa su internet, ovviamente, su YouTube, e comunque io effettivamente è da qualche mese che le sto facendo
E se avete costanza, i risultati ci sono. Tanti magari dicono: ah, vabbè, l'allenamento a casa, i video su YouTube sono tutte cazzate, cose così. Non è vero. Chi lo dice è perché non ha la costanza di farli. Anche a me costa, perché dopo una giornata di lavoro venire a casa e mettersi ad allenarsi non è una passeggiata, però non date la colpa alle cose che non funzionano, perché siete voi che per primi, cioè nel senso, dovete mettervi. Alla fine è come la stronzata che fanno vedere la pubblicità, quelli che vi regalano praticamente gli addominali senza fatica, stando sul divano, bla bla bla. Pubblicità che tra parentesi odio, perché fa sembrare tutto così fattibile come qualsiasi cosa, e fa sembrare noi che ci sbattiamo e sudiamo come maledetti, rincoglioniti. Invece, secondo me, la gente che crede a queste cose, che è un po' così. E comunque, vabbè, anche quello di per sé, se non avete la costanza comunque di farlo tutti i giorni, giorno sì, giorno no, anche lì, non è che gli addominali vi crescono dormendo. Quindi un po' tutto. Quindi valutiamo a volte quello che diciamo: ah, vabbè, ma non funziona, perché se siete voi a non farlo funzionare, ha un'altra valenza. E comunque questa ripresa tremolante è perché mi trema il braccio, che ho appena finito di allenarmi. Comunque niente, adesso vado a lavarmi, sarà meglio. Questo qua erano quei famosi acquisti dell'altro giorno. Ecco, niente, queste sono le mie maglie e questo top bellissimo con le farfalle. Che non vedo l'ora di mettere, che non l'ho neanche provato perché ovviamente in questo periodo io personalmente le cose non le indosso e comunque vabbè sono maglie normalissime per andare al lavoro, a parte lui. Era per far la figa, per far vedere cosa anche io ho comprato, anche se non ho ordinato su Amazon o su nessun'altra cosa, ma sono andata semplicemente all'Ipercoop. E niente. E adesso in mezzo a tutto sto bordello, ah, tra l'altro, cioè una cosa, guardate cosa è successo al mio letto. Questa è la situazione. Da una minuscola crepettina, cioè crepettina, era tipo boh, una macchia qua, e questo è il risultato che si sta spelando completamente il letto. Sarà segno di cambiarlo? Sarà segno di andare? Boh.